Nessuno sapeva che viso avesse questo fantomatico Pippo, che però praticamente riusciva a fare delle azioni da grande ufficiale, perché i tedeschi erano convinti, ad esempio, quando lui conduceva un'azione, di essere accerchiati da un battaglione di chissà quanti uomini, mentre invece lui aveva pochissimi uomini e riusciva in questa maniera però a tenere sotto scacco anche delle formazioni abbastanza più numerose, insomma, della sua. E quindi poi, insomma, il suo rapporto che aveva con gli uomini, e di questo, dato che appunto è stato scritto il libro appunto di Alto Battaglini, che era appunto un uomo della formazione di mio zio, e che descrive molto bene com'era la vita lì all'interno della formazione e com'era il rapporto umano fra lui e i suoi uomini. E compare proprio una persona che sa perfettamente integrarsi con i suoi uomini, non è che sia una persona che si pone al di sopra degli altri, ma anzi, al contrario, per certi versi anche al di sotto, perché addirittura poi c'è un aneddoto di scarpe lanciate dagli americani, che lui non vuole assolutamente avere per sé, malgrado avesse le sue in condizioni veramente disastrose, e i suoi uomini sono costretti a approfittare del fatto che lui dormisse e aveva il sonno abbastanza pesante, per toglierle e mettergli le scarpe mandate agli americani, altrimenti non avrebbe mai accettato. Questo per dare un pochino a grandi linee l'idea della persona com'era. E quindi questo ha fatto sì che, devo dire, con anche una certa meraviglia da parte mia, perché dopo appunto 70 anni che mi sono ritrovata ad aprire un sito a lui dedicato e quindi cercare appunto di pubblicare del materiale che lo riguardasse, devo essere sincera, inizialmente pensavo che forse non sarebbe stata poi una storia che molti avrebbero ricordato, perché innanzitutto, per tutta una serie di motivazioni, si era teso storicamente a cancellare la formazione di Pippo. E quindi si dava ampio spazio magari ad altre formazioni, anche più pubblicizzate e politicizzate, che non la sua. Quindi era un po' l'undicesima zona, insomma, era un pochino passata in secondo piano. E poi perché pensavo che questo personaggio, appunto, magari passato del tempo, rimasti ai nipoti come sono io, ecco, magari poteva anche non riscuotere più molto interesse. E invece, con mia grande sorpresa, mi sono resa conto che, malgrado il tempo fosse passato, in realtà il ricordo di questa persona era ancora molto vivo, sia in persone che all'epoca, quando ho aperto il sito, erano ancora vive, sia e che l'avevano quindi conosciuto, sia nei ricordi invece di chi era venuto dopo di loro, quindi figli, nipoti, eccetera. E questo mi ha fatto molto piacere, perché ovviamente risponde a una domanda che molto spesso gli adolescenti si fanno, ossia: a cosa serve la storia? E questa è una domanda che oggigiorno ha un maggior significato anche rispetto magari a tempi passati, perché la storia è molto importante, ma non necessariamente la storia dei grandi numeri, la storia di Napoleone, ad esempio, tanto per citare un periodo storico, contando quante battaglie ha fatto, in che data magari è diventato imperatore, eccetera. No, ma la storia proprio quotidiana di ciascuno di noi, perché, come dice un'omonima canzone, noi siamo la storia, e ce ne accorgiamo adesso che siamo in questo periodo particolarmente critico, che molti non a caso hanno proprio paragonato a una nuova guerra. E quindi noi facciamo la storia, e sono uomini dal più piccolo al più grande che interagendo insieme riescono a creare anche delle cose molto belle, malgrado il periodo infelice che stanno vivendo. E questo è un pochino quello, il messaggio, diciamo, che ho voluto trasmettere con il libro e con questo filmato. Cioè, in fin dei conti, è vero, il periodo era molto brutto. A 20 anni, mentre adesso si sta a pensare magari dove fare la periscena, all'epoca a 20 anni erano già sui monti a pensare come combattere, e molto spesso ragazzi che non avevano neanche
tenuto un'arma in mano, quindi dovevano anche imparare questo. Però devo dire che Manrico forse ha avuto la fortuna di nascere un anno molto particolare, il 1920. È un anno che mette insieme nella stessa classe dei personaggi che poi faranno veramente la storia. Allora, al di là di mio zio, che comunque lui praticamente frequenterà il liceo Forteguerri di Pistoia fino alla classe terza, perché poi gli ultimi 2 anni, la quarta e la quinta, si sposterà a Lucca. Perché? Perché di fatto viene preso di mira dal preside, che già sentendo evidentemente parlare appunto questi ragazzi che manifestavano delle idee un attimino, insomma, consideriamo il periodo in cui eravamo, quindi stiamo parlando del 36, insomma, evidentemente non gradiva molto certi scambi di opinione, certe idee, e quindi aveva un pochino teso a prendere di mira alcune persone. Quindi mio zio si sposta a Lucca, dove frequenterà proficuamente la quarta e quinta ginnasio, ma i suoi compagni di classe che proseguono, e quindi in classe di Pippo c'era anche Silvano Fedi con la sua formazione, e poi anche altri personaggi tipo appunto Bellini dalle Stelle, che diventerà a sua volta un altro comandante partigiano molto famoso, perché sarà colui che sarà con la sua formazione quello che catturerà Mussolini a Dongo. E quindi ecco che insomma, abbiamo un altro, quindi nella stessa classe, ben 3 persone che diventeranno poi comandanti partigiani. Ma poi abbiamo nella stessa classe anche un Caponnetto, che non diventerà comandante partigiano, ma diventerà a sua volta un partigiano nella lotta appunto contro la mafia. E quindi ecco, per cui poi altre, vabbè, personalità più strettamente pistoiesi che sono appunto magari un pochino più legate al territorio. Ecco, quindi intanto questo evidentemente incide molto su di lui, sulle sue idee, poi vabbè, le sue letture, eccetera. Però bisogna anche dire che cosa succede. Arriviamo piano piano intanto verso la fine della guerra, e quindi Pippo con la sua formazione, che nel frattempo era stata inglobata nella formazione alleata, quindi degli americani, per cui loro indossavano a tutti gli effetti divise americane, e quindi si racconta che ad esempio, andando a liberare Milano, entrando tra le prime formazioni che entrano a Milano, un gruppo di tedeschi, per questo trovavo anche interessante alcune foto che ho visto, sono state pubblicate proprio di questi momenti qui. Entrando a Milano, un gruppo di tedeschi aveva dichiarato che voleva arrendersi esclusivamente agli americani, perché aveva il terrore di essere lasciato in mano partigiana, che quindi poi ci fossero magari delle vendette, insomma, certamente non dei trattamenti a loro favorevoli. E quindi che fanno? Vedano la formazione di mio zio, che indossava divise americane, e loro, convinti che siano americani, si arrendono a loro, salvo poi scoprire con terrore che era una formazione partigiana, però, ripeto, tutti gli effetti americani vengono dati poi agli americani, e così si chiude il discorso. E successivamente, è l'unica formazione che viene praticamente, viene lasciato l'onore delle armi dagli americani, e quindi lui prosegue praticamente a mandare informazioni agli Stati Uniti, perché non è così semplice la fine di una guerra. Noi siamo abituati probabilmente a pensare: ok, abbiamo finito questo periodo, si festeggia tutti che la guerra è finita e siamo tutti felici. In realtà non è così semplice, pone dei problemi, e i problemi che c'erano allora era la paura che ci fosse la cosiddetta ondata rossa dal nord, e che quindi potesse successivamente avere un altro problema piuttosto serio, perché poteva addirittura scaturire una guerra civile, e quindi che già di fatto un po' sommersa c'era.
però a quel punto poteva essere ancora più palese. E di conseguenza mio zio si era ritrovato appunto a raccogliere tutte queste informazioni. A questo si aggiunge anche che il 48 è un anno molto particolare. Particolare perché? Perché nasce Israele. E quindi la nascita dello Stato di Israele porta a tutta una serie di problematiche di cui si parla molto poco. E questo dispiace perché invece è un aspetto della storia che è fondamentale nel 48. E praticamente, anche se geograficamente ci sono tutta una serie di avvenimenti che avvengono distanti dalle zone di cui stiamo parlando, in realtà coinvolgono anche la Lucchesia e le zone appunto gestite, diciamo così, da Pippo, in quanto praticamente si inizia a creare una sorta di business di persone che vendono le armi agli ebrei di cui hanno un disperato bisogno perché devono creare il loro stato e quindi si devono difendere, per cui si va alla ricerca appunto delle armi che i partigiani possano ancora avere. E qui si instaura appunto tutta una serie di meccanismi che poi appunto potrete approfondire anche nel libro e vedere un attimo come la situazione intorno a Pippo inizia a farsi veramente ingarbugliata. I nemici sono in questa fase molto più degli amici per vari motivi. Lui cerca disperatamente di riprendere una vita normale, cerca di riprendere addirittura gli studi universitari che aveva interrotto. Quindi il giorno prima della morte va a parlare con un professore, Augusto Mancini, appunto di Lucca, che però insegnava appunto a Pisa, all'Università di Pisa, per iscriversi lì. Però, malgrado questi progetti, che quindi, voglio dire, insomma, se una persona ha deciso un insano gesto, non è che poi si mette a fare tutti questi progetti prima. Però, insomma, la mattina dopo di questa persona non abbiamo più notizie e sarà rinvenuto con delle modalità che poi vedrete nel libro, insomma, abbastanza curiose, 2 giorni dopo. Quindi questo, diciamo, per tracciare un profilo veloce di quello che è la figura appunto di Pippo, che però io nel libro non voglio che sia ricordato unicamente per il mistero della sua morte, perché sarebbe non rendergli giustizia in questo, ma per come sia riuscito lui comunque a valutare tutte le situazioni con una grandissima lungimiranza. Una lungimiranza tuttora attuale, perché se andate nel sito trovate ad esempio l'ordine del giorno che aveva scritto e questo se lo leggete ci ritrovate praticamente la situazione politica attuale. E ci ritrovate tante cose che sembrano praticamente scritte ieri, invece sono state scritte nel 48. Per cui, da una parte ci fa pensare che tutto sommato è cambiato poco, siamo progrediti poco. Dall'altro, però, ci fa anche pensare alla lungimiranza di questa persona, alle larghe vedute. E soprattutto, come riflessione finale, ci fa capire a cosa effettivamente serve la storia. Innanzitutto, a onorare le persone che hanno dedicato loro stessi, in maniera piccola o in maniera grande, questo non ha importanza, ma hanno dedicato loro stessi a un ideale, e poi a ricordarle e a ricordarle come dovrebbe essere, cioè con riconoscenza per quello che hanno fatto. E io, ecco, di fatto è quello che ho voluto fare con questo libro.